livello poi fisico di allenamento sto molto bene. Sabato si comincia la prima gara dell'anno, quindi sono molto contento, molto fiducioso. La pasta è il tuo piatto preferito? Assolutamente sì, e quindi sono molto contento di questa unione che abbiamo fatto. La mangio tutti i giorni, fa parte della mia dieta, della mia quotidianità, Anche a quindi cena? anche a cena, perché il carboidrato fa sempre bene, quindi io Ma sono questa contento. cosa della fibra, l'integrale, il nuovo futuro, secondo Assolutamente sì, credo che sia veramente importante. Noi atleti dobbiamo mangiare più integrale che la semola semplice, quindi credo che sia fondamentale, ma non solo per gli atleti, credo che per tutti sia una fonte anche di proteica in più. modello di alimentazione sana per tutti, quindi. Assolutamente sì, io cerco di portarla in giro facendo imprese sportive, però sì, fa bene per chiunque. Sai cucinare? La pasta sì, il piatto di pasta lo so fare, La pasta anche come il resto pomodoro al al tonno. pomodoro, il tonno perché ci metto il tonno, però molto, al pesto Al perché cioè, burro. al burro sì, però semplice, poi faccio fare alla mia compagna i piatti un po' più Quindi complicati. chi cucina a casa? La mia compagna, io arrivo dagli allenamenti stanco la sera e quindi Che cosa cerchiamo di soli trovare condividere. in tavola quando torni stanco in giro? Sì, devo dire che ultimamente il dolce lo sto mangiando poco, ma poi quando inizi una dieta, no, che senti che il tuo corpo cambia, che piace mangiare, gli piace, senti l'energia giusta quando mangi il bene, poi non ti viene neanche più la voglia di andare a cercare altro. Cosa mangi prima della gara? Dipende, allora, dipende gli orari della gara soprattutto, però solitamente io faccio sempre piatto di pasta semplice. Ma più che altro perché è una fonte di carboidrato che arriva subito ed è fondamentale mangiarla quelle 3 ore prima di iniziare il riscaldamento della gara. Quindi io ho la colazione che magari è un po' più impegnativa da fare, però poi prima della gara mangi sempre il carboidrato. Giuseppe Ferro e la Didi Molisana, 10 anni della vostra attività, oggi un momento importante, avete scelto il campione dei 100 metri. È una persona eccezionale, un grande sportivo, un supercampione mondiale, come figura è una figura mondiale riconosciuta, ha vinto a Tokyo, quindi per noi importante anche per questi paesi. E poi, come scriviamo nell'immagine, ha una fibra forte, quindi noi puntiamo molto sulla pasta integrale e ci riconosciamo totalmente le sue virtù.